Il corpo di Pasolini fu trovato la mattina del 2 novembre 1975 verso le 6:30 da una famiglia che si recava a costruire una piccola casa abusiva, una casa di campagna, all'Idroscalo. Fu trovato disteso a bocconi con le braccia sotto il corpo, imbrattato completamente di sangue, e al centro quasi di questa strada larga circa 12 metri. Questa voce è di Faustino Durante, medico legale, perito di parte civile nel processo per la morte di Pierpaolo Pasolini, assassinato all'alba del 2 novembre 1975 da Pino Pelosi, un giovane sottoproletario romano. Pelosi è ora in carcere, ma a tutt'oggi il mistero della morte di Pasolini non è stato risolto. Le polemiche continuano e continueranno ancora a lungo, distogliendo l'attenzione dai veri problemi della vita e della morte del poeta. Cosa era successo nelle ore che precedettero la morte? Lo racconta Graziella Chiarcossi, figlia di una nipote di Susanna, la madre di Pasolini. Graziella venne a Roma a 18 anni per studiare e visse sempre con Pasolini e con sua madre fino a diventare una sorella quasi del poeta. Gli faceva da segretaria, insieme alla madre accudiva alla casa, vivevano perennemente in attesa di lui. Ora insegna filologia all'Università di Roma. Ecco con le sue parole l'ultima giornata di Pierpaolo Pasolini. Credo che sia stato uno dei giorni più felici che Pierpaolo avesse avuto in quegli ultimi mesi, quello lì, perché era stato in Svezia con Inetto, un viaggio proprio da ragazzo fatto, no? Era andato per la presentazione delle ceneri di Gramsci che avevano tradotto in svedese, ma lì poi ci sono quelle cose, istituto di cultura, queste cose anche mondane. Poi era passato da Parigi per vedere il doppiaggio, credo, il doppiaggio di Salò. Quel giorno lì sono venuti i bambini di Ninetto che hanno giocato, lui ha fatto i disegnini, è stato dietro, così. Poi a pranzo è venuto Nico ed è passata Laura che gli ha raccontato delle cose che l'hanno fatto ridere. Dell'ultima giornata parla anche Nico Naldini, figlio di una sorella della madre, ora all'ufficio stampa di una casa di produzione cinematografica, regista del film Fascista, scrittore. Sua madre voleva tenerlo in casa. Ha detto, ma no, non usciamo, non andiamo in ristorante, restiamo in casa, perché voleva godersi il suo figlio appena tornato. Tra l'altro Susanna il giorno prima aveva fatto un sogno che Pierpaolo era morto. Quando ce l'ha detto, ha detto, benissimo, si sa che nei sogni il morto porta il vivo, lui sta per tornare. E così abbiamo fatto colazione in casa sua e Ninetto gli ha dato appuntamento per la cena in questo ristorante da dove lui è passato per l'ultima volta. Con Ninetto Davoli, nel ristorante di Fiumicino dove Pasolini ha visto per l'ultima volta i suoi amici, c'erano anche Franco e Sergio Citti. Era una specie di inconsapevole addio ai suoi discepoli, una ultima cena, dove Pasolini prese commiato dolcemente dai suoi più cari amici. Sergio Citti, che negli anni 50 guidò l'amico nel mondo romano delle borgate, che lo aiutò nei primi romanzi, che collaborò sempre alle sceneggiature dei film, regista anche lui di due pellicole pasoliniane, Ostia e Storie scellerate, racconta così l'ultimo incontro con il maestro. È naturalmente qui con Ninetto e abbiamo parlato e fatalità ci siamo ricontati tutto l'incontro nostro, che erano passati tanti anni, così. E lui ogni tanto diceva che quella era una serata, tutto quello che succedeva quella sera era fortunato. E io non capivo il perché. Abbiamo parlato per l'ultimo progetto, quello che stavamo realizzando. Poi siamo usciti e siamo andati a cena. Dopo cena, Pasolini rimase solo. Forse trovò il suo Giuda, Pino Pelosi, a Piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini. Forse aveva già un appuntamento con lui. Quel che è certo è che insieme si diressero verso Ostia. Ciò che accadde dopo lo narra di nuovo Faustino Durante, il medico legale. Il suo vocabolario freddo, scientifico, preciso,
rende ancora più agghiacciante la tragedia che si è consumata. Arrivarono all'idroscalo passando per la strada asfaltata che da Ostia stessa poi raggiunge Fiumicino. A quel punto c'è un campo sportivo, raggiunsero la parte più pianeggiante di questo spazio e la macchina si mise con il muso sotto una delle porte del gioco di calcio. A questo punto ci fu un rapporto sessuale orale, il Pelosi dice interrotto, il che è molto verosimile anche perché non furono trovate poi dalle indagini alcun residuo di sperma, eccetera. Durante questo rapporto probabilmente avvenne l'aggressione di altre persone. Perché? Perché c'è un particolare molto interessante. Gli occhiali di Pasolini sono stati trovati all'interno della macchina. Ora, a parte ciò che raccontano gli amici più intimi anche di Pasolini, quelli gli dicono che egli mai si toglieva gli occhiali in nessun momento della sua vita, anche nei momenti più delicati, più intimi, nella deposizione di Pelosi si dice a un certo punto che al di fuori dell'auto, mentre iniziava la colluttazione tra loro due in quanto il Pasolini cercava di violentarlo, Pasolini si tolse gli occhiali al di fuori dell'auto ed egli vide la faccia di Pasolini che gli sembrò la faccia di un matto. Queste sono le parole precise di Pelosi. Questo non è assolutamente vero, in quanto che gli occhiali furono trovati all'interno della macchina. Quindi c'è da pensare che il Pasolini sia stato aggredito e strappato dall'interno dell'auto mentre si stava compiendo questo atto sessuale, egli si sia tolto gli occhiali per meglio difendersi e si è quindi uscito dall'auto. A questo punto è iniziata, a mio avviso, l'aggressione da parte di più persone. Perché si parla di più persone che l'hanno aggredito? Pelosi presenta scarsissime, anzi esattamente presenta due macchiolini di sangue di Pasolini. Una sul bordo sinistro della maglia a carne che gli aveva, e un altro sul fondo del pantalone di destra. Pasolini invece era imbrattato di sangue in una maniera veramente impressionante, e questo non solo per il successivo sormontamento del corpo, ma per gravissime lesioni del cuoio capelluto che erano state prodotte prima ancora di essere stato sormontato la macchina. È noto come il cuoio capelluto sia irrorato da grosse arterie che non fanno uscire il sangue soltanto a scolatura, ma fanno addirittura schizzare il sangue, si chiamano infatti le emorragie a nappo proprio perché fuoriescono con un getto. Di vicino all'automobile è stata trovata la camicia di Pasolini. È una camicia perfettamente sfilata, cioè che si è tolta da Pasolini, quindi evidentemente per tamponarsi l'emorragia gravissima che aveva dalla testa. Proseguiamo nel racconto. Percosso violentemente al capo, il Pasolini non si difende nel senso che non aggredisce anche lui, ma si difende soltanto, tant'è vero che abbiamo la camicia inzuppata di sangue e le mani di Pasolini che sono completamente ecchimotiche, piene di ecchimosi, cioè di escoriazioni, come c'è della persona che si ripara la testa e addirittura la frattura di alcune falangi delle dita. A questo punto cosa accade? Accade che il Pasolini fugge verso la via asfaltata lasciando lungo la strada ciocche di capelli, fa una corsa di 70-80 metri circa e va così verso la strada asfaltata, perché in realtà in questa strada passa un autobus, lui conosceva questo posto, non solo, ma di più, a un chilometro di distanza abita Sergio Scitti, quindi lui andava un po' verso la salvezza, così tentava di andare via. Viene rincorso evidentemente, cade a terra perché perde coscienza evidentemente a questa emorragia cerebrale. A questo punto gli aggressori raccolgono i corpi contundenti, tornano verso l'auto, montano in macchina. Chi monta in macchina? Sulla macchina di Pasolini non c'è sangue, appunto, come ho già detto, quindi monta evidentemente al volante dell'auto uno degli aggressori, il quale è assolutamente pulito, e punta la macchina a fari accesi direttamente sul corpo di Pasolini, lo attraversa completamente, gli schiaccia il torace, gli fa scoppiare il cuore, fa scoppiare il fegato e quindi lo uccide. Facciamo ora un salto in avanti.
La scena adesso è la casa di Pasolini, in viale Eufrate 9, all'Eur, uno dei quartieri moderni di media e alta borghesia che sono sorti intorno alla città. Vicino c'è la chiesa piacentiniana dei Santi Pietro e Paolo. Davanti alla casa di Pasolini, un vallone di sterpi e campagna che si estende fino alle prime case della Magliana, un quartiere ghetto, quasi una borgata. Il panorama che si vede dalla casa di Pasolini somiglia un po' a quelle zone di confine tra la città e la campagna della estrema periferia di Roma. In questa casa, insieme a Graziella, viveva la mamma di Pasolini, una donna esile, minuta, provata dalla vita. Come ha reagito Susanna, la madre di Pasolini, alla morte del figlio? Ne parla Nico Naldini. Susanna ha reagito per i primi giorni alla notizia della morte. Noi le abbiamo raccontato che Pierpaolo è morto in un incidente d'automobile. E poi un po' alla volta, lei ha censurato completamente. Non parla più di Pierpaolo. Per non parlarne, lei compie un grande sforzo su di sé, di autodifesa probabilmente. Chiede sempre notizie di qualcuno che è appena morto, cioè mio zio, cioè l'altro suo figlio. Crede che sia appena morto l'altro suo figlio. Attribuisce questa morte a persone diverse da Pierpaolo, proprio perché di Pierpaolo lei non ha più ripetuto il suo nome dopo i primi giorni. Dopo il funerale a Casarsa, in Friuli, paese natale di Susanna, Graziella ha cercato di esserle vicina, di distoglierla dal dolore. È rimasta là dopo il funerale, poi io sono andata a prenderla perché stupidamente mi illudevo che... Cioè le ho detto, rivengo a prenderti perché dobbiamo tenere da conto tutto quanto, dobbiamo mettere a posto le cose di Pierpaolo, dobbiamo... E invece contavo su una forza e su una padronanza della sua intelligenza, cosa che non era possibile. Cioè le volte in cui ho tentato di fare questa cosa, di prendere i manoscritti, di portarli lì, dire zia mi aiuti, lei in quei momenti capiva fino in fondo tutto, però mi diceva non ho la forza. Di vedermi proprio la realtà così di fronte. Mi accorgevo che lei entrava nella stanza di Pierpaolo, spolverava, faceva le cose, poi chiudeva tutte e due le porte, insomma faceva degli ingressi stranissimi, in cui mi immagino che appunto fosse come quando lui era in viaggio, no? La geografia della casa di Pasolini, una casa ordinata, borghese, tranquilla, non è cambiata. È rimasta la stessa quasi che la voce di Susanna descrisse tanti anni fa, passando da stanza a stanza, come in un pellegrinaggio nel santuario del figlio poeta. Ecco, questa è la sala da ricevere, soggiorno, dove stiamo quasi sempre, quando ricevo qualcheduno, qualche amica. E anche Pierpaolo quando riceve i suoi amici. Questo è lo studio di Pierpaolo, lo studio camera da letto. Ha voluto lì la camera da letto perché dice, se mi viene voglia qualche ispirazione, magari di notte oppure di mattina, io mi alzo e trovo subito da scrivere. Come si viveva allora in questa casa? Lo racconta Graziella. Si svolgeva tutto come un rito, in funzione degli impegni della vita di Pierpaolo, no? Senza poi rendersene conto. Io, Susanna, no, ma io magari avrei anche reagito a questo senso del sacro che si era creato, no? C'era questa stanza, questo studio,
le cose da tenere da conto, e poi zia Susanna che tutte le camicie, le cose di Pierpaolo, che quello doveva essere in ogni caso un compito suo e basta. Il telefono, che gli si doveva passare le telefonate soltanto dopo una certa ora, eccetera. E quando lui non c'era, devo dire che eravamo un po' perse noi, perché alla fin fine andava a finire, sì, vabbè, c'era la casa, però c'erano certe cose che non si dovevano fare, non c'erano da fare, non so, si passava i pomeriggi lì con il libro, tutte e due, una da una parte, una dall'altra, che era una specie di consolarsi di questa lontananza o altro, una cosa che da una parte mi sembra allucinante, dall'altra... Eppure, su questa vita placida, ordinata, borghese, asettica, apparentemente serena, incombeva un'ombra. Nella casa del rito aleggiava lo scandalo. Il problema della omosessualità di Pasolini venne mai affrontato direttamente. Ricorda Graziella. So che in tutti gli anni in cui io sono stata con loro, di questa cosa non se ne parlava, Susanna non ne parlava, e secondo me aveva fatto anche una specie di censura su se stessa. Sembrava quasi che fosse una cosa che lei non sapeva, non capiva, non sapeva. Io non è che ne ho parlato mai con lei, non è che mi importava di approfondire con Susanna questo argomento. Non avevo ragione di andare a disturbare questa sua difesa, no? E lei con lui non ha mai osato mai dire niente. Nico conferma il tacito accordo fra madre e figlio. Lo definisce meglio. Nessuno ne parlava, mai. Era una cosa che non si nascondeva ipocritamente, affatto. Ma è quel... come si chiama? Dissimulazione onesta, il titolo di un saggio di Torquato Accetto, un moralista del Seicento. Ecco, era una dissimulazione onesta. Il problema dell'omosessualità di Pierpaolo si è subito coinciso col problema dello scandalo che dava la sua omosessualità. Quindi noi in famiglia ci si addolorava tutte le volte che succedeva qualche cosa di sgradevole, ma nessuno in famiglia ha mai, non dico giudicato, ma non se ne parlava, non se ne voleva parlare. Si pensava che il valore di Pierpaolo fosse comunque quello che poi risultava da quello che lui faceva. Ma questo scandalo non era scandalo fuori della famiglia. Chi era vicino a Pasolini lo viveva diversamente. Chi aveva confidenza con lui lo vedeva in altro modo, come Sergio Cippi. Ma sembrava la cosa più giusta del mondo, perché uno va con un ragazzo perché non deve andare con un ragazzo, se il ragazzo ci vuole andare. Uno va con una donna perché non deve andare con una donna, perché ci deve andare. Non so quale peccato ci sia. Chi l'ha inventato, sto fiendo una mignotta che ha inventato questa cosa. Quando scrivevamo proprio Ragazzi di vita, più o meno, o Vita violenta, allora la sera io avevo appuntamento con qualche ragazzetta, e lui qualche ragazzetta, e gli dice: Amavo, ma perché non veniamo insieme, tu vengi con qualche ragazzetta? Lui dice: perché tu non vengi con qualche ragazzetta? Ma no, lui dice: io vado con quei ragazzetti. Sì, perché non provi ad andare con una donna? E lui provò ad andare con una donna. Dove fece quella poesia famosa, Un figlio non nato? In fondo a quel candido ponte nuovo sul Tevere, finito dai cattolici per non smentire i fascisti, tra i fregi, i cippi, i falsi frammenti, i finti ruderi, un gruppo di donne aspettava i clienti al sole. Tra queste c'era Franca, una venuta da Viterbo, bambina e già madre, che fu la più svelta. Corse allo sportello della mia macchina, gridando, così sicura che non potei disingannarla. Salì, si accomodò, allegra come un ragazzo, e mi condusse verso la Cassia. Passammo un bivio. Corremmo per una strada abbandonata al sole tra cantieri di gesso e casupole tripoline e arrivammo al suo posto. Era un praticello sotto un'altura cosparsa di borraccine e grotte.
un vecchio cavallo marrone in fondo sull'erba umida, un'automobile vuota in mezzo ai cespugli e non lontano, qua e là, festosi echi di spari. Tutt'intorno era pieno di coppie, ragazzi e poveri. In quei giorni la mia vita e il mio lavoro erano pieni, nessuno squilibrio, nessuna paura mi minacciava. Ero andato avanti per anni, prima per fisica grazia, mitezza, salute e entusiasmo che ho avuto nascendo, poi per una luce di pensiero, benché incerto ancora, amore, forza e coscienza che ho acquistato vivendo. Eppure, primo e unico figlio non nato, non ho dolore che tu non possa mai essere qui, in questo mondo. Allora, per la prima volta, si scopre che Pasolini pensava al mondo, al nostro mondo, come a un mondo in cui forse non vale la pena di vivere. Questo mondo per lui era contaminato, era addirittura un inferno, in cui una folla anonima, per giorni e giorni, sempre lo linciava, lo uccideva, travolgeva tutto ciò che gli sembrava puro e degno di essere vissuto. La folla anonima, forse la più lontana dal vederlo com'era veramente, era quella dell'ambiente della prostituzione maschile, i giovani che a Roma chiamano marchettari. Eppure, anche tra questa folla che ha partorito il suo assassino, ci sono contraddizioni, ci sono sprazzi di luce e di amore, che lasciano intuire come Pasolini cercasse in questi sprazzi di luce e di amore una risposta alla sua ricerca di purezza. Ecco le voci di questo coro dell'inferno pasoliniano, registrate in una notte d'estate a Piazza dei Cinquecento, lo stesso luogo dove Pasolini incontrò Pino Pelosi. Ma quindi qui Pasolini non si vedeva da solo? No, questo non è altro, assolutamente. Beh, perché qui sono posti più scuri, capito? Più che altro, qui è troppo aperto. Tramite la, sia per la pulizia che passa, sia pure per la gente che c'è, sempre la stessa. Dunque Pasolini, essendo un uomo di cultura, essendo un uomo di spettacolo, non veniva in un posto aperto, andava al Colosseo di passaggio, si fermava al buio, vedeva il giovanetto che gli piaceva, ci parlava, se lo portava appresso. Io da vero che l'ho visto un paio di volte, ma ci ho parlato, ma non mi ha detto mai vieni con me, per carità, si vede che non è stato fatto il tipo suo, a me non me l'ha fatto mai stato cosa. Sì, ci ha avuto un po' di confidenza, però si è stati assieme lì al Colosseo, ma non avevo mai a che fare. Era un bassetto, un po' cattivo. C'aveva insomma dell'uomo sessuale, però. Ma chi? Fatta la fine che doveva fare. Sono morimo tutti quanti, il primo giorno. Soltanto che è morto prima. Te pare poco. Grazie, che se non aveva quel vizio. Ne viene uno ogni 200 anni di Pasolini. Ha fatto un bel capolavoro, va, Pelosi. Guarda che Pierpaolo non ha mai fatto male a una mosca. Era impossibile, non ha mai fatto male a nessuno, ragazzo. I ragazzi gli ha fatto sempre, sì, del bene, era pure atletico, pure sportivo, era abbastanza forte Pasolini, ha fatto del bene. Com'è che si chiama? Dunque si suppone, la storia la sappiamo così. Tu l'hai conosciuto? Chi? Scarpato. Io ero un amico intimo di Scarpato. A quelli che ha aiutato l'ha fatto sempre per interesse. Guardi che li conosco io sti tipo di 17 anni. Ne conosco diversi che ti contano. Qui deve essere un po' come dice l'avvocato. Quanti peli c'hai sul sedere? Che è stato portato qui Pasolini tramite qualcuno. Innanzitutto tirato... l'approccio è avvenuto dopo la prima, la seconda, la terza e il quarto, anche il quinto incontro. È logico. Perché è un incontro, perché gli incontri, il rimorchio di Pasolini avveniva solo con l'incontro, era un incontro sfuggevole. Basta. Cioè tu stai qua, io passo. Puoi venire quanto vuoi, cosa fai e quello che non fai, perché diceva pure quello che faceva Pierpaolo. Quindi se tu ci vai di tua spontanea volontà. Che te vuoi inventare? Che ti hanno rotto il culo quando già ce l'avevi rotto. Tu hai visto mai qualche film di Pasolini?
Dunque io ho visto lui per la prima volta che abbiamo fatto un film in televisione, che cos'è? Uccellaccio uccellino. Ecco, quello lì. No, come artista, come regista è un artista. Non c'è niente da mettere in dubbio, è un artista, perché è un uomo molto culturale. Comunque l'Italia quel vizio, e il mondo rimpiangeranno molto la morte. Ma tu hai mai letto qualche libro scritto da lui? No, libri no. Libri sua no. Ma se da questa folla isoliamo un individuo, un uomo, c'è un cambiamento radicale. Se la folla non capisce, tradisce, maltratta, calunnia, osanna, l'individuo, anche nella nebbia dell'inferno, intravede l'umanità, la ricerca di Pasolini. Alfonso è uno di questi giovani che hanno conosciuto Pasolini. Racconta così il loro incontro. La prima volta siamo andati verso San Paolo, su un prato, perché lui piaceva, diceva lui che gli piaceva l'aria aperta, cioè se doveva farlo su un letto in una casa non gli sarebbe andato bene. Perché a lui piacevano persone non marchette, non belli, non di città, neanche le persone di Roma e di Bolgare per esempio non gli piacevano, gli piacevano persone, i siciliani molto, e napoletani, cioè non napoletano, nei paesi, no? Della Campania. E poi l'ho rivisto altre volte, però non siamo stati mai assieme soltanto così come amici. Siamo andati a mangiare, abbiamo parlato, lui che voleva una cosa che può darmi che non esiste. Voleva uno che si innamorava di lui, cioè uno che non era stato mai con una donna, un pastore, uno che, siccome che ce n'era uno dalle mie parti una volta, allora io gli avevo raccontato questa storia, lui piaceva che sentire e gli avrebbe piaciuto conoscere questa persona. E così aveva deciso di andare lì, no? Però lui voleva che lui si andava lì e questa persona si doveva innamorare di lui, sono tutte queste cose. Penso che non si innamora nessuno così di uno. Perché la persona che voleva lui non esisteva. Dunque, Pasolini cercava qualcosa che non esisteva. Cercava una mitica purezza. Cercava l'uomo nuovo. Ma nel suo presente, nei nostri giorni, l'uomo nuovo non riusciva a intravederlo. Non lo intravedeva in questa folla soffocata dai consumi, dalla violenza, da una vita sempre più tumultuosamente superficiale. E così, per trovare l'uomo nuovo, il poeta si rivolgeva alla nebbia del passato. Di come Pasolini vedeva passato e presente parla Dacia Maraini, che gli fu amica. Lui diceva, perfino sotto il fascismo c'era, sì, era orrendo, era mostruoso, c'erano i tiranni, c'era la repressione, c'era la polizia, c'era la tortura, però era riconoscibile, cioè di qui il male e di qui il bene. Il popolo sapeva molto bene che queste erano delle leggi imposte dal di fuori a cui in qualche modo si poteva ribellare e poteva sfuggire. Mentre
oggi che sembra che tutto sia permissivo, che tutto sia permesso, che tutto sia aperto, che tutto sia libero, in realtà queste leggi di coloro che dominano, della classe dirigente, sono talmente entrate dentro al proletariato che non ha più bisogno di imporle, sono le sue stesse leggi che vengono vissute da tutti in maniera non dialettica. La sua era una posizione estremamente contraddittoria, estremamente dolorosa, lancinante, perché è un uomo che vive proiettato nel futuro con un'ansia di miglioramento, di realtà, e nello stesso tempo che si guarda continuamente indietro, pieno di nostalgie, di dolori, di contraddizione che certamente lo rendevano molto angosciato. Infatti lui parlava sempre di angoscia. Nonostante questo, Pasolini continuava con la poesia, con i romanzi, con i film, a Catone, Mamma Roma, Il Vangelo secondo Matteo, Medea, Teorema, Porcile, a indagare nel presente. Si scontrava con questo presente ostile, cercava in qualche modo di modificarlo, con un impegno personale a tratti violentemente polemico, come negli ultimissimi anni. Ma anche come nel 68, quando scrisse una celebre e scandalosa poesia, Il PC ai giovani. Mi dispiace. La polemica contro il PC andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, cari. Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati. Peggio per voi. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come ancora si dice nel linguaggio gogliardico, il culo. Io no, cari. Avete facce di figli di papà. Vi odio, come odio i vostri papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati. Benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo borghesi, cari. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi. Le preziose 1000 lire. Il padre è rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria che non dà autorità. La madre incallita come un facchino, tenera per qualche malattia come un uccellino. I tanti fratelli. La casupola tra gli orti con la salvia rossa in terreni altrui lottizzati. I bassi sulle cloache o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. Inebriati dalla vittoria contro i giovanotti della polizia, costretti dalla povertà a essere servi, e ubriacati dell'interesse dell'opinione pubblica borghese con cui voi vi comportate come donne non innamorate che ignorano e maltrattano lo spasimante ricco, mettete da parte l'unico strumento davvero pericoloso per combattere contro i vostri padri, ossia il comunismo. I due poli dell'ideologia di Pasolini sono il marxismo e la religione. Sono due speranze di un'umanità diversa. In un certo senso sono due modi opposti di cercare l'umanità. Silverio Corvisieri, deputato di Democrazia Proletaria, uno dei leader di un gruppo nato dal 68, Avanguardia Operaia, giudica così l'ideologia di Pasolini. Razionalmente si collocava a sinistra con le forze del progresso, così a favore di una trasformazione radicale della società. Però poi, diciamo, dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista viscerale, si sentiva respinto dalla storia, dalla società e rigettato da un'altra parte. Prendiamo il problema della sua sessualità. Non ha mai vissuto la sua omosessualità in modo libero, Pasolini. L'ha sempre vissuta come diceva lui, un calarsi nell'inferno, come una degradazione che però gli era necessaria, ecco, non come una manifestazione libera
della sua sessualità. Ecco, in questa contraddizione costante si trova l'interesse, diciamo, l'inquietudine che suscita in tutti noi Pasolino. Se Pasolini non è stato trasformato neanche dai suoi contatti col movimento operaio, questo non è soltanto diciamo, un limite di Pasolini, direi che è il contrario, è un limite di chi lo ha preso così com'era per utilizzarlo senza aiutarlo a trasformarsi. C'era la volontà di trasformarsi in Pasolini, ma non è stata mai colta da nessuno, ci si è serviti di lui come un fiore all'occhiello quando faceva comodo, ma lasciandolo così com'era. Al polo opposto sta l'altra faccia dell'ideologia di Pasolini, la religiosità. Ne parla padre Virgilio Fantuzzi, gesuita, redattore di Civiltà Cattolica, che fu amico personale del poeta. C'è un senso del peccato, indubbio, che domina tutte queste manifestazioni, soprattutto quelle autoconfessionistiche nel senso più intimo, più segreto e più profondo. Nelle sue poesie e in tante sequenze dei suoi film, Pasolini domanda perdono dei suoi peccati. E anche nel risvolto polemico e quasi panfletistico assunto dalla sua attività giornalistica, soprattutto negli ultimi anni, in questa sua protesta contro il consumismo e contro l'edonismo del mondo moderno, anche in questo c'è una carica religiosa. Ci sono come due anime dentro un solo corpo, due mondi che si affrontano e che si contrappongono, ed è un mondo arcaico religioso e un mondo moderno laico. Che lui soffre questa situazione, il fatto di soffrire questa situazione assomiglia un po' a quello che dice Freud nel suo saggio Il disagio della civiltà. E tutto questo, che lui ha espresso in mille modi attraverso tante delle sue opere, è detto in una maniera estremamente chiara, soprattutto nel film Medea, dove vediamo il personaggio di questa sacerdotessa educata e formata nel mondo arcaico e religioso della Colchide, che viene poi strappata al suo ambiente e trapiantata brutalmente in un mondo tutto diverso che è la moderna e laica Corinto. La sacerdotessa Medea, isolata, quindi straniera e relegata in un opportuno ghetto in questo mondo moderno, è presa da crisi di disperazione che nel testo di Euripide sono motivate dalla sua gelosia nei confronti di Giasone, ma per Pasolini tutto questo ha dei connotati strettamente religiosi, è questa religiosità arcaica e brutale che la invade come delle furie che ritornano, che se la prendono e se la portano via e la spingono a distruggere gli altri e se stessa, imponendo poi al finale dell'opera una soluzione tutta diversa da quella che era stata prevista da Euripide. Questo confronto-scontro tra religione e marxismo è lo scontro più vasto del tormento di essere perennemente divisi tra sentimento e ragione. È un conflitto angoscioso, drammatico, che segna tutta la vita di Pasolini, ma che spesso è anche il motore della sua creatività. Come nelle Ceneri di Gramsci, che qui ascoltiamo dalla voce stessa di Pasolini. Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere, del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore degli istinti, dell'estetica passione. Attratto da una vita proletaria a te anteriore, è per me religione la sua allegria, non la millenaria sua lotta. La sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo, che nell'atto si è perduta, a darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica. Ed altro più io non so dirne che non sia giusto ma non sincero, astratto amore, non accorante simpatia. Come i poveri povero, mi attacco come loro umiliante speranze, come loro per vivere mi batto ogni giorno, ma nella desolante mia condizione diseredato io possiedo. Ed è il più esaltante dei possessi borghesi, lo stato più assoluto.
ma come io possiedo la storia, essa mi possiede. Ne sono illuminato, ma a che serve la luce? Il dramma di Pasolini ha origini antiche. È il dramma di uno scontro anche con la società. Per modificarla, per cambiarla, Pasolini di volta in volta tenta la via della persuasione o della violenza dello scandalo. Ma lo scandalo genera una reazione violenta, intollerante, crudele, una aggressione da parte della società. Di tutte queste contraddizioni, della ricerca di una mitica purezza, dell'amore e anche dell'odio, che cosa resta? È un discepolo, Sergio Citti, che racconta le sue emozioni, la sua desolazione davanti alla morte del maestro. Chi ha conosciuto Pasolini sono stati i ragazzi del Borgata e nessun altro. Perché io c'è gente, e Zugabbo è venuto qui piangendo, dopo non so quanti anni sono passati, 12, 13, da Cattone, che non aveva più visto la seconda. E tanta qua gente veramente a piano. Non sapevano, non sono domandati, è stata ammazzata a Ostia o a New York. Perché la sua andava con un ragazzo, se era giusto, l'hanno ammazzato, se l'hanno ammazzato in un modo o un altro. No, piangeva perché era morto Pasolini. E basta. Era morto Pasolini. E hanno pianto, ragazzi che venivano in faccia, facce da ladri, per dire, hanno pianto. E ancora ogni tanto qualcuno che io incontro, ma io lo so che noti qualche cosa di quel padre. Però non me lo nomina. Quindi qualche cosa ha lasciato per Paolo qui, ragazzi. Quindi sono l'unico che l'hanno conosciuto. Così i giovani delle borgate sono forse gli unici che hanno conosciuto veramente Pasolini. Allo stesso modo, forse, questo mondo è stato l'unico che il poeta ha conosciuto veramente. Lo testimoniano le sue opere, i romanzi soprattutto, Ragazzi di vita e Una vita violenta. Ecco una pagina da Una vita violenta. Avanti giovani, strillò il matto, che il mondo ci guarda. E Tommaso con voce nasale e la bocca storta. Siamo sempre della stessa pasta, vincere e vinceremo. Ripassarono per via Marmorata e ripresero il Lungotevere. Oh, disse Lello deciso prima di mettere in moto, ve la sentite te tentate antisordi o l'anni de galera? Che? Fecero gli altri. Una rapa, fece il Cagone, e dopo aver smucinato un po', cacciò dalla saccoccia la rivoltella. Confermò Lello, che era stato subito capito dal compare. De quanti soldi? E a chi? Fece Ugo. Se famo un benzinaro, disse calmo Lello, che già sparava la macchina a 100 per la Portuense. E in dove? Chiese Ugo. Un pizzo buono, uno che se può fa. Alla Cristoforo Colombo, all'Appia, all'Ardeatina. Dove vuole mannà? Sulla Malfatta c'erano tutti. Si misero un po' a ripicca discutendo su quale pizzo. Poi andarono verso Ponte Milvio e si diressero alla Cassia verso un posto che sapeva Ugo. Salvatore, il matto e Tomasino, che però non ne voleva sapere, e li dicò un po' prima da mollare, scesero e si misero ad aspettare contro un rialzo, con dei cani che abbaiavano intorno nei casali. Era tutto buio e deserto,
con solo la conchiglia della Cher che brillava grande come una luna. 15 litri, amore, fece Lello al benzinaro. Questo era un giovanotto sui 25-30 anni, gonfio per la cecagna. Cominciò a servire piegandosi a infilare la pompa nel serbatoio. Intanto Lello, sbadigliando, fece al cagone: guarda un po' le gomme come stanno. Con quella scusa, moscio moscio, il cagone scese e guardò le gomme. Stanno bene le gomme. Nemmeno finì di dire così che piazzò la pistola contro il benzinaro, che stava riattaccando la pompa. Gliela teneva a 2 centimetri dal petto e faceva tremare tutta la mano per mostrare di aver paura. Perché quando uno ha paura, è il momento che spara. Ma non ci aveva bisogno di giobbare, perché tremava sul serio. Ma non per la paura, per la rabbia. Dammi i soldi. Basta che non m'ammazzi, che io c'ho famiglia, disse il benzinaro bianco come una candela, togliendosi svelto svelto la borsa e dandola al cagone. Questo, tenendogli sempre la pistola sulla schiena, diede un'occhiata dentro la borsa e vide che di ciabatta ce n'era poca. Rosicò i denti e lo riguardò in faccia con le labbra storte per la rabbia. Entra dentro il casotto. Il benzinaro ubbidì subito e col pezzo messo dietro entrò nel casotto. Aprime tutti i cassetti, ordinò di nuovo il cagone. Quello ubbidì ancora e in un cassetto il cagone trovò altri soldi. Li agguantò e se li mise in succa. Poi chiuse il benzinaro dentro il casotto, gridandogli attraverso i vetri: non te muove che te brucio! Si tuffò nella macchina tenendo puntata la pistola di sguincio e la macchina partì alla gratta. Quanto avete rimediato? Fece con una smorfia Tommaso. Il cagone mostrò la stecca. Viecce sotto! Gridò il matto alla vista del mucchietto di lombi. Erano 30.000 lire. Tommaso caricò di più la smorfia e fece a Ugo: a questi sarebbero li pizzi tua, a stronzo! Ribatté Ugo. E rimediali tu allora, che ci occhi sempre. Tommaso tacque, col naso sulla bocca. Poi per tutta risposta si mise a cantare: ce ne fregammo un dì della galera, ce ne fregammo della brutta morte. Così, cantando sotto le stelle, ritornarono a Ponte Milvio, presero Lungotevere, imboccarono Ponte Duca d'Aosta di fronte all'obelisco. E come furono in mezzo al ponte, il cagone con uno scatto di rabbia cacciò la rivoltella e la buttò al fiume gridando: non ci servi più! La violenza era per Pasolini un martirio, una maledizione. Le radici di questa violenza sono lontane, forse stanno addirittura nella famiglia. La prima violenza che Pasolini ha subito è stata quella del potere. Il potere che nella famiglia è rappresentato dal padre. È lo stesso Pasolini a parlare del rapporto complesso con questo primo potere. Mio padre, è difficile parlare di lui perché era un uomo molto diverso da me e con cui ho avuto dei rapporti molto difficili. I tipici rapporti tra padre e figlio quando questi rapporti sono drammatici. Drammatici nel senso che prima di tutto inconsciamente, per ragioni diciamo così che spiegherebbe Freud, insomma, meglio di me, e anche per ragioni oggettive di carattere. Mio padre era un uomo un po' all'antica, ufficiale, cioè esattamente il contrario, la pensava esattamente il contrario di quello che pensassi io allora e adesso. Quindi c'era proprio una diversità di ideologia, di carattere, eccetera. Ma in questo momento sono un po' ingiusto dire questo, perché questa differenza c'era. Io inconsciamente forse ero profondamente nemico a lui, e lui era profondamente nemico a me inconsciamente, ma in realtà poi è stato lui che mi ha quasi spinto a scegliere la carriera che ho preso. C'è questo misto di sentimenti, sì. È il rapporto più drammatico che abbia avuto in realtà nella mia vita. Direi che i miei rapporti drammatici avvengono con tutto ciò che è paterno, cioè mettiamo con lo Stato, o con non so, col sentimento medio della vita che hanno gli uomini, con la società, eccetera, eccetera. Un rapporto così profondamente drammatico con mio padre non l'ho più riavuto, con delle persone singole, particolari. Anche perché l'ho sfuggito. Per paura?
Beh, non per paura, per così, per esperienza, e poi perché è un rapporto assolutamente infecondo. Cioè, è fecondo se questo rapporto è con lo Stato, mettiamo, che rappresenta il padre, così. Allora può essere fecondo perché questo obbliga il figlio ad essere una specie di contestazione vivente, e questo è fonte di poesia, di pensieri, di ideologie, di vita, insomma. Ma con le persone singole che si pongono con me in un rapporto paterno, vedo che la cosa è assolutamente assurda, ma non accetto. L'altra faccia del potere è la faccia della persuasione, la faccia della dolcezza, rappresentata dalla madre. È una dolcezza forse ancora più drammaticamente struggente, forse ancora più dolorosa della violenza subita dal potere. Lo ricorda il cugino Nico, che vide questo rapporto straziante e tenero svilupparsi giorno per giorno, dal Friuli alle peregrinazioni per l'Italia, a Roma, sempre più intenso, sempre più esclusivo. Era un rapporto che portava a delle felicità reciproche, totali, ma la base costante era sempre un profondo e inespresso dolore, inespresso fino al momento in cui Pierpaolo lo esprimeva nelle sue poesie. Era un sentimento molto composito, fatto di dedizione, di sentimenti, come si può dire, profondamente arrischiati psicologicamente. Lei lo accettava con apparente incoscienza, in realtà con una profonda coscienza di quanto accadeva dentro questo rapporto, una profonda, dolorosa, fatale coscienza. L'ambiguità, il rischio. Un amore infantile e cosciente insieme, doloroso, esclusivo. In lui si riassumevano tutti i conflitti del poeta. Da lui tutti i conflitti tra purezza e peccato, tra passato e presente, fra ragione e passione, nascevano. Verso di lui tutti tornavano. A questo amore Pasolini dedicò una delle sue poesie più innocenti. È la sua voce ancora che la recita, gentile, disarmata, come sempre. Supplica mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data, e non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima è in te. Sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Ma nel complesso di questi rapporti contraddittori,
in questa ricerca molteplice, angosciosa della purezza, in questo duello inconciliabile tra ragione e passione, resta un motore, una forza, che in ultima analisi può essere paragonata al pessimismo della ragione, ottimismo della volontà di Gramsci. Una forza che, in conclusione, risolve il dilemma delle ceneri di Gramsci. Pasolini, anche nei momenti più tristi, anche quando era solo, anche quando ha avuto quasi la certezza che ciò che cercava non esisteva, non ha smesso di lottare, di cercare, di lavorare, per trovare, nel passato o nel presente, nella violenza o nella dolcezza, nella trilogia della vita o in Salò, un uomo diverso e nuovo, che rendesse il mondo più degno di essere vissuto. Un giorno sognò di poter riposare insieme alla madre nel cimitero di Casarsa. Avremo un silenzio stento e povero, un sonno doloroso, che non reca dolcezza e pace, ma nostalgia e rimprovero. In ogni luogo dove un giorno risero e di nuovo ridano impuri i vivi, tu darai la purezza. L'unico giudizio che ci avanza, ed è tremendo e dolce, che non c'è mai disperazione senza un po' di speranza. Avete ascoltato per gli audiolibri Mondadori Pasolini, Inchiesta su una vita.